In questo tutorial andremo a creare dentro VirtualBox, tramite VirtualBox, una macchina virtuale Ubuntu 18 dotata di IP statico e di connessione SSH. Per prima cosa ci colleghiamo al sito di Ubuntu e scarichiamo appunto la nostra versione di Ubuntu 18 server, quindi scaricalo subito, andiamo su Ubuntu 18 0.04.3 long term, appunto con supporto a lungo termine. Scegliamo la versione server, avviamo il download e andiamo a scaricarla. In realtà l'ho già scaricata, quindi torniamo a VirtualBox, creiamo una nuova macchina virtuale. Nel mio caso la chiamo server 3 perché ne ho già due T presenti. Scegliamo Linux, appunto, poi qua scegliamo appunto Ubuntu 64 bit. Successivo, gli diamo la RAM. Nel mio caso non gliene do molta perché, ma potete scegliere voi quanto dargliene. Solitamente su macchine, sistemi virtuali desktop, gli si dà la metà della RAM disponibile sul vostro computer fisico, ma io gli do solo appunto 1 giga, perché mi serve appunto solo come server per fare delle piccole prove con Ansible, eccetera. Tra l'altro, prove con Ansible che vedrete in prossimi tutorial. Quindi, successivo, creiamo un disco virtuale. Qua ti da queste tipologie. Prima faccio VDI, VirtualBox Disk Image. Facciamo unlock dinamicamente. Appunto scegliete quanto spazio dargli. Io ne do pochi, solo 5, perché come ho detto mi serve solo per fare dei brevi test. Poi facciamo crea. Una volta fatto crea andiamo su strumenti globali. Qui creiamo una VBoxNet. Come vedete io ne ho già 4 attive. Nel vostro caso o avrete solo la VBoxNet 0 oppure non ne avrete nessuna. Comunque la create. Appunto nel mio caso esce VBox Net 4, ma appunto solo perché ne ho già altre presenti. Come vedete qua nella VBox avete i numeri IP, maschere di rete, eccetera. Ovviamente dovete scegliere scheda e configura manualmente. Copiamo un attimo l'IP. Questo è molto importante per avere l'IP statico, quindi fate assolutamente questo passaggio. Andiamo su strumenti della macchina, qua su server facciamo impostazioni, andiamo su rete, abilitiamo la scheda 1, scegliamo NAT, andiamo su avanzate, facciamo inoltre delle porte, qua aggiungiamo, aspetta, allora allarghiamo un attimo la finestra così si vede meglio. Ok, qua dove c'è nome mettiamo SSH TCP. Lo lasciamo TCP appunto come protocollo, mettiamo l'IP che abbiamo copiato di là, porta dell'host mettiamo 2222, quindi 4 volte 2, IP del guest lo lasciamo vuoto e porta del guest mettiamo 22, facciamo ok. Poi andiamo su scheda 2, importante questo, quindi scheda 1 NAT, scheda 2 l'abilitiamo, qua facciamo scheda solo host. Qua andiamo a scegliere la nostra VBox, nel mio caso VBox Net 4, nel vostro sarà un'altra VBox se ne avete meno di 4 appunto, o di 5 nel mio caso perché si parte a contare da 0 come vedete. Ok, scelgo la mia VBox Net, modalità promiscua, facciamo permetti tutto, salviamo, avviamo quindi adesso la nostra macchina virtuale. Ci chiede di selezionare appunto il disco dove noi andiamo a selezionare la nostra immagine ISO. Vedete, io qua scelgo la mia immagine ISO di Ubuntu 18, la seleziono, lancio,
Ok, ora aspettiamo qualche secondo e poi dovrebbe chiederci appunto le configurazioni di base per fare l'installazione. Aspettiamo un attimo. Ok, la lingua io scelgo inglese perché non trovo l'italiano, quindi va bene inglese. Layout invece qua dovremmo avere il layout per la tastiera in italiano. Allora, in ordine alfabetico, G, H, I. Italian, variante italiana, Dan. Ora, come vedete qua ci permette anche di configurare la rete. Noi quella che dovremmo configurare sarebbe questa, la AMP0S8, però non lo facciamo da qua. Lo faremo dopo, modificando un apposito file dentro Ubuntu. Facciamo così perché se un domani vogliamo duplicare il nostro server, eccetera, sappiamo dove poi andare a modificare i dati IP, eccetera. Quindi per ora questo lo lasciamo vuoto. Facciamo Dan. Proxy address non ci serve, mirror address lasciamo quello di default. Ora andiamo a settare il nostro disco manualmente. Selezioniamo il nostro disco, aggiungiamo una partizione, basta solo sempre cliccare in modo quasi casuale come sto facendo io. Una volta fatto, selezioniamo done. Sei sicuro di voler continuare? Facciamo continua. Qua mettiamo un nome, nel mio caso metto Pierangelo, nel mio server name lo chiamiamo server 3 o nel vostro caso come volete, nome utente, metto, io nel mio caso metto Pierangelo, voi mettete quello che volete, come password, appunto mettiamo la password. Facciamo done, qua ci chiede se vogliamo installare OpenSSH Server, io lo seleziono, volendo possiamo evitarlo e poi installare appunto OpenSSH dopo, ma visto che c'è questa opportunità facciamolo, quindi in automatico installa OpenSSH, nel caso non vi esca OpenSSH qua potete installarlo dopo tramite, allora, credo apt. Installo OpenSSH, ma andiamo a verificare. OpenSSH. Sì, esatto, apt-get install OpenSSH server. Qua trovate la procedura ABD systemctl enable SSH. Eccetera, però vabbè, tecnicamente se state usando la mia stessa versione di Ubuntu dovrebbe uscirvi anche a voi l'installazione in partenza di OpenSSH, quindi un po' tecnicamente non dovrebbe. E qua come vedete vi dà altre opzioni, ad esempio potete installare Kubernetes eccetera, ma per ora non ci servono, mai le vedremo un giorno visto che su questo tutorial stiamo tentando di fare, su questo canale stiamo tentando di fare anche su Docker, Kubernetes e altre cose, però niente, per adesso saltiamo, facciamo done e ora sta installando, appunto inizia l'installazione, io blocco il filmato, ci rivedremo a installazione finita visto che questa installazione prenderà qualche minuto e sarà tutto in automatico, quindi non c'è niente da fare, dovete solo pazientare che si copi tutto quello che deve copiare. Ora, quando l'installazione è completata, lo vedete qua, vi esce installation complete, fate reboot. Una volta completata l'installazione e riavviato il server, ci loghiamo con appunto il nostro username, la nostra password. E lanciamo un comando chiamato ifconfig spazio meno a. Come vedete qua abbiamo nel secondo paragrafo np0s8 ed è qui che dobbiamo andare a mettere il nostro IP fisso. Per farlo dobbiamo fare sudo vim o nano o comunque l'editor che volete usare slash etc slash netplan slash 50-cloud-init meno yelmo file appunto
quindi facciamo invio. 82, 8. E allora qui, come vedete, abbiamo questa, trovate questa configurazione. Andate a capo sulla stessa linea di ENP0S3, fate ENP0S8 due punti a capo, mettiamo DHCP4 due punti no, poi mettiamo addresses due punti aperta quadra chiusa quadra, dentro la quadra mettiamo il numero di IP che abbiamo creato nella nostra VBoxNet, nel mio caso la VBoxNet 4, nella vostra insomma la VBoxNet che avete creato insomma, e quindi andiamo ad inserirlo, quindi 192.168, nel mio caso punto 60.1, messo il nostro numero di IP mettiamo slash 24. Ah, credo che questa sia una configurazione relativa all'IP6, all'IPv6, ma un giorno spiegheremo meglio come funzionano i sistemi IP, anche se non sono la persona più adatta per farlo. Comunque trovate molti video su YouTube che ve lo spiegano. Fatto questo, mettiamo gateway 4 2 punti 2 5, no, scusate, gateway 4 due punti 192.168.60.1, poi qua dobbiamo mettere name servers al plurale e sotto mettiamo di nuovo addresses due punti aperta graffa. E qua mettiamo appunto di nuovo 192 punti, il nostro numero di IP insomma, 192.168.60.1. Ripeto, questo è il numero di IP della mia VBox. Nella vostra VBox può uscire un altro IP, ad esempio qua nella VBox 0 c'è questo numero di IP, nella VBox Net 1 c'è questo, quindi voi dovete appunto lavorare sul l'IP messo via a disposizione dalla VBox che avete creato nella vostra macchina virtuale. Questo qua ovviamente è il mio numero di IP. Fatto questo dovremmo essere a posto. Fatemi controllare solo se ho messo tutto giusto qua negli appunti che mi ero preso. DHCP addresses plurale gateway 4 name servers, ok, sì, dovrebbe essere tutto corretto, quindi salviamo, riavviamo, quindi sudo reboot, quindi ora se lanciamo il nostro ifconfig meno a dovrebbe uscire esattamente qui nella seconda sezione dove c'è ENP 0S8, appunto ci esce il nostro numero di IP e quindi direi che l'IP fisso è stato assegnato. Anche se facciamo solo ifconfig appunto, ok, dobbiamo fare ifconfig meno a, ok, e appunto qua è assegnato, quindi non ci resta che provare a connetterci in SSH dal nostro terminale. Per farlo quindi apriamo il nostro terminale, guardiamo se c'è già in memoria, ok, quindi lanciamo SSH, il nostro username chiocciola il nostro numero di IP, quindi il numero di IP che abbiamo qui 0S8
nella ENP0S8 lo stesso numero di IP che abbiamo qui nella nostra VBOX, lo stesso numero di IP che abbiamo assegnato qui nella rete NAT SSH, esatto, come vedete qui, la porta è la 2222, quindi SSH, nome utente, chiocciola, nostro numero di IP, meno P per segnalare la porta che è la 2222. Ora, sulle VPS normali non c'è bisogno spesso di segnalare la porta con VirtualBox, sì. Non ho ancora trovato un modo per evitare questa cosa, quindi però facciamo così, ci colleghiamo, mettiamo la password e dovremmo essere dentro, appunto. Infatti, come vedete, esce il login, siamo all'interno della VPS. Se andiamo su con le freccette, appunto, ritroviamo i vecchi comandi che abbiamo lanciato dal terminale di VirtualBox. Qui appunto abbiamo la nostra, aspettate che ho sbagliato a scrivere la password, appunto qua abbiamo la nostra configurazione, quindi ve la ricordo, ENP0S8 di HCP, se risaliamo e lanciamo il nostro ifconfig, appunto come vedete qui abbiamo la nostra init con il nostro numero di IP. E per questo tutorial è tutto, quindi, e se vi è stato utile mettete un like. Nei prossimi Questo tutorial è stato fatto soprattutto perché sto facendo dei tutorial su Ansible e avevo necessità di creare delle macchine virtuali con le quali appunto mettere in comunicazione Ansible per fare poi delle installazioni automatizzate appunto tramite Ansible. Niente, quindi ci vediamo nei prossimi tutorial e per oggi è tutto. Buona giornata.